prossime settimane in aula in Consiglio Comunale arriva il rendiconto del 2019. Lei è preoccupato, visto anche che alcuni della sua maggioranza sono candidati a sostegno di De Luca? Ma no, io non sono preoccupato nella misura in cui da quando faccio il sindaco vivi sempre nella preoccupazione non personale, ma del fatto che ci possa essere una mancanza di assunzione di responsabilità da parte di altri. Io ho fiducia che i consiglieri comunali, sia di maggioranza che di opposizione, si rendano conto di quanto è importante approvare il rendiconto, che è un atto tecnico, non è il bilancio di previsione. Abbiamo avuto il parere positivo del Collegio dei Revisori. Da un punto di vista tecnico è un rendiconto straordinariamente importante, perché di questi tempi approvare un rendiconto con i tagli e con la pandemia che abbiamo avuto, non votare il rendiconto significa, tanto per fare un esempio, non pagare tutti i creditori del Comune di Napoli. Io non credo che ci sia un consigliere comunale che voglia questo, cioè noi siamo in condizioni nelle prossime settimane di mettere 500 milioni di euro nelle casse di tutti, nelle tasche di tutti i creditori, un'operazione mai fatta, e l'abbiamo ottenuta grazie al coraggio dei sindaci, di cui mi sono messo in prima linea in questa vertenza delicata con il governo e con Cassa Depositi e Prestiti. Quindi io sono preoccupato per la città, ma sono fiducioso del fatto che il Consiglio Comunale sappia votare. Io mi auguro, da sindaco e anche da napoletano, che non sia votato solo dalla maggioranza. Poi per il resto la campagna elettorale ci sta, la si vede, ha anche degli effetti, come dire, che ricadono sulla vita quotidiana e sulla vita politica. Stiamo vedendo ovviamente la tipica e ormai fisiologica transumanza della politica in vista delle elezioni, mi sembra nulla di nuovo.